Ragazzi, è tornato il ragazzo accusato di macro. Finalmente lo potremo osservare in creative. Sono troppo curioso di capire se le utilizzo o no. Mi raccomando, conto su di voi, taccuino e cappellino da Sherlock Holmes. Fatemi sapere nei commenti se le utilizza secondo voi. A few moments later. C'è una novità, me l'ho appena spiegato Bonobo. Non ci limiteremo a osservarlo in creative, ma sfiderà la sua nemesi. Praticamente da quando Epsi è entrato in prova, c'è questo player che lo accusa sempre di macro e quindi lo voleva sfidare. Attenzione, qua partono accuse. Flame, interessante, ragazzi. Se anche voi volete entrare in Academy o in prova negli X, mi raccomando, dico trattino abusivo nello shop. Taggatemi su Instagram, il link è in descrizione. Guardate quante bellissime, bellissime skin ci sono nello shop. Ma soprattutto, ragazzi, ogni giorno giocherò con uno di voi che mi ha attaccato casualmente e gli farò il provino. Ragazzi, la resa di conti si sta finalmente avvicinando. Uko, vuoi qualcosa da dire a Ypsilon, a questo sì, player? Visto che ci hai fatto un video sopra, okay. Non ti sta bene perché... Cosa? Non ti sta bene? Bonobo, non gli sta bene. Perché? No. È il capo degli ex. Fra, è il capo degli ex, Uko. No, uso perché... solo le macro. E allora, secondo te utilizza le macro? Secondo te utilizza le macro? Allora, Uko, che da quando sono entrato in prova nell'Academy... Ok. È questo di macro. Uko, secondo te perché utilizza le macro? Cioè, sei proprio sicuro? Perché anch'io sono da pad e quelle cose non sono normali da fare da pad. Non sono normali, magari sei più lento te. Comunque, come detto nel video precedente, taccuino e Sherlock Holmes dovete diventare. Lo abbiamo visto in pubblica, ma non è stato per niente facile. Anzi, non abbiamo capito se lo utilizzasse o no, visto che i materiali sono limitati poi in pubblica. Oggi abbiamo l'occasione di vederlo in creative con i materiali illimitati. Quindi, taccuino, cappello da Sherlock Holmes, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se secondo voi le utilizza. In molti comunque Epsil mi hanno detto che non le utilizzi secondo loro. E anzi ti hanno fatto i complimenti perché sei molto forte. Quindi te ne sei uscito molto bene dal video. Grazie. Una cosa, Bonobo. Dimmi, Uko ne esce pulito. Ne uscirà pulito sia se vincerà sia se perderà. Perché se perde potrebbe dire usa le macro, grazie. Se vince potrebbe dire ho vinto contro le macro. Quindi non è niente da perdere, Uko. Non è niente. 3, 2, 1, let's go. Raga, sono troppo curioso di vederlo in creative. Non l'ho mai visto. Fidi, Diego. Io per nessuno mi dissocio. Perché ha la cappella di Tata? Cos'è successo? Si sono riscaldati, ma io non c'ero, stavo prendendo un caffè. Attenzione, Uko è molto più lento sicuramente, però molto più pratico. Cioè, ti ricordi? Che poi tra l'altro è entrato in Academy, Uko ha vinto il torneo. Non a caso, ragazzi, non si entra in Academy a caso. Cioè, ogni mese un torneo pazzesco e i primi 10 player entrano. Quindi tutti quelli in prova faranno il torneo alla fine. E ancora lui non l'ha fatto, Epsil. Facciamo una cosa, Epsil, dimmi se ti sta bene con la testa, visto che hai il PTT. Se dovessi perdere diventi il pisellino, se dovessi vincere il pisellone, se dovessi pareggiare il pisello. Comunque Uko ti ha già fatto 100, concentrati. Che ne dici te, Bonobo? Tu l'hai visto giocare, ci hai giocato contro, sì, l'hai sì, visto sì. giocare. Come sta giocando per adesso? Onestamente peggio. Peggio? Sì. Alla tensione? Sì, molto meglio, sì. Alla tensione? Vai, vediamolo, vediamolo. Non gli ho visto fare niente di particolare in realtà ancora, Cioè l'ho visto più... Ma... L'ho visto più veloce in pubblica. E Uko, quanto hai di ping te? Ricordamelo. Lui 0. 25. 25 lui 0. Poi zero, vediamo sì. anche gli Hertz. Quanto hai invece di FPS Hertz monitor? Io ho 200 FPS e 240 Hertz. 240 Hertz. Bonobo, sai quanti ne ha? Epsil. 165. 165, cosa sta succedendo? Quindi è in vantaggio di ping, ma è svantaggio di Hertz. Bro, ripartite, ripartite. Cosa sta succedendo, Epsil? Come stai giocando male? Che è successo? Non so perché, ma sto pingando 20. Io sono abitato con 0 in creativa e sono un po' in ansietta. Vai, Bonobo, faccio anche la domanda ai miei iscritti. Scrivete nei commenti, secondo Vai. Voi sono più importanti gli FPS, quindi gli Hertz, oppure il ping? Dico la mia, il ping. Vai, vai. Il ping, sì, assolutamente. Tutta la vita. Ah, tutta la vita, è un altro gioco. Attenzione, Epsil riesce a hittare. Non lo vedo molto spavaldo come al solito con 1000 edit. Lo vedo molto più concentrato. Bellissima mossa da parte di Uko. Bellissima contro mossa da parte di Epsil. Ragazzi, la sfida si sta facendo divertente, Ok, a pareggiare i conti, super giù. Non ho visto quanto li ha tolto perché ho le luci, quindi non vedo niente da spettacolo. Ricordiamo che sono tutte e due da pad. Vero, Uko? Sì, hai detto te che da pad utilizzi. Ok, sì, sì. Epsil. Quindi mi raccomando, 0 di ping è da pad. Taccuino, e fatemi sapere se secondo voi le utilizza. In pubblica avete detto di no. Che secondo voi molti, quasi tutti praticamente, hanno soltanto fatto i complimenti. Per te, Bonobo non le utilizza, vero? Mi no, hai detto. No. Quindi abbiamo uno che dice sì, uno che dice no. Anzi, uno che è sicuro di sì, uno che è sicuro di no. E io che mi dissocio. Cioè, per adesso voglio vedere. Osservi, diciamo. Osservo, non ho visto niente di particolare. Cioè, nel senso, ci sta, è molto veloce. Ma ho visto. Dobbiamo vedere veloce. In free build per me. In free build per vederla ancora meglio. Però potrebbe dare spettacolo. Se dovesse andare in vantaggio in qualche modo, Uko sale molto protetto. Questa è la cosa bellissima. Magari sarà lento, magari non sarà bellissimo da vedere. Però è molto efficace ed è sempre coperto. Deve fare qualcosa di spettacolare per riuscire a hittarlo. E perde anche la ground. Non so cosa stia succedendo. Vediamo se sale coperto. Sbaglia un edit. Si blocca. Tantissimi hanno chiesto a Epsil la sensibilità. Perché effettivamente, bro,
utilizza qualcosa di incredibile, altissima. Te lo sai, Bonobo? Sì, è assurda come è sempre. Assurda. Comunque, a 15.000 like la sveleremo, quindi non dire niente. È assurda che significa? Che praticamente... Oh! Bel doppio, Edit! 1-0 per Epsil! Uko, vuoi qualcosa da dire a tua discolpa? Edita più veloce perché le magre, quindi... Ah, per questo, vabbè, ok, vabbè. Sì. Vai. Dai. Mi è piaciuta questa. Vabbè, bella. Ok, ragazzi, qua c'è l'attenzione, flame, eh. Su flame. Flame su flame. 3, 2, 1, let's go, partite. Si stanno flammando. In realtà lui non sta flammando. Sta flammando un po' Ukovo, però ha le sue ragioni, dice. L'ho pure perso. Se per? No, vabbè, niente. Ah, proprio. Tieniti anche i tuoi segreti, Bonobo. Ukovo, tu sei caldo? Sì, però sono più forte in box. Oh! Che te ridi, Bonobo? Ma gli ha fatto un 200 mostruoso. È finita un po' male, dai. È finita un po' male. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Ragazzi, comunque la cosa incredibile è che Ukovo è fortissimo. L'avete visto tutti nei miei video quanto sia migliorato. Raga, ma quanto è veloce. Sembra da MK comunque, eh. Effettivamente a livello di velocità. Missa l'edit. Sì, missa gli edit, però a livello di velocità intendo. Cioè proprio come se avessi, a parte zero di ping, bellissima mossa, Ukovo, qua hai sbagliato te. Secondo me stai andando in pressione te questa volta, perché sei sul da zero, si arriva a tre, eh. Se dovessi vincere un 3-0 netto è pesante. Raga, è velocissimo, è mostruoso. Vorrei vederlo, no, contro Smark, fra. MK player contro pad player fortissimo. E penso che pure sia che uno dei pad player più veloci mai visti. Sì, però vabbè, non è... il suo punto di forza è MK, fra, non ha senso farlo giocare da pad. Non ha senso proprio. Raga, fatemi sapere comunque se secondo voi utilizza le macro. Guardatevelo, studiatevelo un po'. Fatemi sapere. Ukovo ha 100 di vita, o sbaglio? Hai missato. Pure di meno. Pure di meno. Non ho visto quanto le ha fatto l'hit. Perché, come ho detto, le lucide. 100 HP. 100 HP, gli ha fatto un 100 preciso. Mamma mia, che sfida incredibile. Epsil sta salendo. È diventato il pisellone. Velocissimo. Quanti edit. Quanto sta flexando. Ukovo per la ground. Riesce a prendere la ground. Prova un hit. Prova un hit così. Un flick incredibile. Ma non va. Ukovo non è lì. Dove è andato Ukovo? Ukovo, dove sei? Riesce a prendere la ground. Riesce a prendere la ground. Epsil. Non è vero. Bello. Quanta. Vabbè. Ukovo, mamma mia. Ukovo, comunque, c'è... Ukovo, c'è da dire che sta giocando peggio del normale. Vi giuro, raga. È entrato. Ha vinto il torneo, raga. Ha vinto il torneo, non è per niente facile. C'è qualcosa che non va. Magari uno non ha giornate. Però Epsi è veramente fortissimo. Raga, Epsi è veramente fortissimo. Sicuramente potrà dire la sua nel torneo. E mi raccomando, se anche voi volete provare a entrare in Academy, fare il torneo, eccetera, dei contratti abusivo nello shop, attaccatemi su Instagram. E comunque, secondo me, Bella. Che prefire. 3-0 netto. Voglio vedere un box. Voglio vedere un box fight. Ukovo, come te ne esci da questa sconfitta? Come te ne esci? Vabbè, con le macro. Con le macro è facile uscirne così. Ok. Non sei molto uomo, Ukovo, eh. Però va bene, se tu sei sicuro che le utilizzi, ok. Siamo passati in box fight. Vediamo se la storia cambia. Comunque, prima della sua hit, stavo dicendo che secondo me è un validissimo candidato per entrare nei primi 10. Quindi un nuovo Hexa, un nuovo Academy. 3, 2, 1, let's go. Vai, pisellone. Ukovo, concentrati. Voglio vedere come si comporta in box fight. In box fight, sì, gli edit contano, ma conta più la mira. Quindi Ukovo, secondo me, è in vantaggio. Ukovo ha la sense più bassa. Però è pure questione di testa. E a zero di ping, ricordiamo, contro 20. Qua il ping è troppo importante in box. Cambia tutto. Non è come nelle build. Nelle build 20 di ping cambia ben poco. Bellissimo hit da parte di entrambi, però in vantaggio Ukovo. Vediamo se pusha cattivo. Nel frattempo riesce a farsi lo pisellone. Il pescione. Il piscione del pisellone. Buonobo, tu difi sempre. Bellissima, ragazzi, contro hit. Difi sempre Epsil. Sì, il pisellone. Sì. Pure se perde, tipo sempre lui. Pure se, ok. Una cosa importante, Ukovo, ma secondo te trae vantaggio anche dalle magre in box? In build molto di più, se dovessi utilizzarle. In build molto di più, però anche in box comunque qualche edit. Ok. Sempre, sì, quindi sì. Non cambi idea. No. Per adesso sei in vantaggio di poco. Sei in vantaggio! Scala buggata. Quel poco che gli hai tolto in più prima. Hai visto, Bonobo? Prima gli ha tolto tipo 30 in più, 40 in più, 40 in più. E si è portato a casa il primo round. Il primo round! Sapete una cosa? Qua si arriva a 2, ragazzi. Non si arriva a 3. Quindi se dovesse vincere Ukovo 2-0 qua è tosta, Per ora è il pisellino, ricordiamoci. Ritorna il pisellino. Però alla fine sono stati molto alla pari. Cioè a differenza di prima che lo ha distrutto. Cioè siamo molto alla pari. È entrato un hit, riesce a prendere il muro. Prova l'hit ma non c'è lì. Bellissima hit, però Ukovo toglie di più. Ukovo toglie di più, te l'ho detto, bro. Ha la sense più bassa, tu mi hai detto che è una sense assurda. Riesce no? a mirare meglio, sì riesce a mirare meglio, quindi in box fight fa tanto.
conta anche la testa. E non è come Smark. Tu ti ricordi, bro? Smark sì, quando sì, era in svantaggio, per quanto abbia una sense. Cioè, hai visto? 75 edit. Qua non lo sfrutta. Non sfrutta. Sta giocando molto di mira, che non ha senso in realtà. Se è così veloce negli edit, non ha senso giocare di mira, fra. Dovrebbe confondere l'avversario. Fa poco le danno. Quindi alla fine è svantaggio per lui. Sì, però ti dico, se tu vedi Smart con 45 edit, per quanto abbia magari la mira peggio di un altro, riesce a confondere l'avversario. Lui non gioca così. Lui sta giocando di mira, come se avesse la sense bassa. Non ha molto senso, era scoperto. Ukovo non approfitta. Ukovo non approfitta, però in box fight sembra essere molto molto bravo, vero Ukovo? Sì, in box. Ok, bellissimo hit. Frate, ho distratto, scusami, probabilmente l'ho distratto io per rispondere. Vediamo come si comporta. Epsilon è stravantaggio di vita questa volta. Però potrebbe entrare un 200. Che hit le ha fatto? Cavolo, 1-1, raga. Chi vince questa vince tutto. Epsilon è sotto accusa e Ukovo può uscirne sempre. Ma usa le macro. Quindi devo dire che io in box non ci gioco mai perché non mi piace come modo. Ok, ok, quindi anche tu hai una scusa pronta. Dai, ci sta, cioè una scusa pronta, nel senso, è verità, per te non giochi mai, quindi puoi dire benissimo, non gioco mai, quindi ecco perché ho perso. Ma comunque siamo 1-1, chi vince questa vince tutto. C'è un po' di pepe in questa sfida, fra. C'è un po' di tensione. Bonobo, secondo te chi vincerà? Facciamo un pronostico. Io dico Epsilon, non so perché, ho questo presentimento. Che Bonobo che dici? Bonobo è morto, raga. Bonobo, ragazzi, è morto Bonobo, finalmente, oh. Epsil, finalmente. Bonobo ha abbandonato il mondo del gioco e magicamente mi sta facendo osservare Ukovo. Cosa sta succedendo, ragazzi? Qualcosa di incredibile. Io ho detto la mia, secondo me vince Epsil, non so per quale motivo, ma me la sento. Avete presente quando uno si sente una cosa? Poi magari mi sbaglio, solo sensazione. Attenzione, Epsil prova l'hit, lì entra 33 di AR a Ukovo, ma Epsil contrattacca. Comunque Epsil sta giocando in difesa, sta giocando in difesa, strano, vuole portarti a casa la vittoria. Ukovo, ti devi concentrare. Una match! Hai fatto un flick bellissimo, bro, hai fatto un flick bellissimo, peccato non avevi più match. 2-1, secondo me è stata molto alla pari, però l'avevo detto, avevo questa sensazione. Abbiamo abbandonato la modalità creativa. Indovina chi ha vinto, Bonobo? Box. Per me Ukovo, non so, me la sentivo. Invece ha vinto Epsilone. Ha vinto lui, me lo sentivo. Ha vinto 2-1, è stata molto alla pari. Ukovo non aveva più materiali. Ma comunque, fatemi sapere nei commenti se avete capito se utilizza le macro o no. Epsil, le utilizzi? No, è una questione di timing. Bonobo, secondo te le utilizza? No, per me Ukovo, no. Secondo te le utilizza? Hai cambiato idea? Sì. Le utilizza? Raga, io non lo so, fatemi sapere nei commenti, c'è ancora questo dubbio.